Allora, buongiorno. Audizione informale in videoconferenza nell'ambito dell'esame della proposta di legge Rosato in materia di CETA. In audizione sono i rappresentanti dell'Associazione Rurale Italiana, in particolare da remoto il dottor Antonio Onorati, portavoce del Consiglio Direttivo dell'Associazione Rurale Italiana. Direi benvenuto e, anche dati i tempi, dottore, la prego di iniziare il suo intervento. Grazie. Grazie Presidente, buongiorno ai commissari. Mi esprimo a nome dell'Associazione Rurale Italiana e sono membro anche del coordinamento internazionale del gruppo di lavoro di Via Campesina. Presenteremo soltanto alcuni spunti evidentemente rispetto a un accordo che è un accordo complesso e che riguarda molti settori. Quello che a noi interessa è la parte agricola ed in particolare l'impatto di questo accordo sulle aziende agricole di piccola e media dimensione. Ricordo solo per memoria che le aziende di piccola e media dimensione, quelle che hanno fino a un massimo di un occupato formale all'anno, sono oltre l'80% delle aziende italiane, mentre quelle che hanno più di 10 unità di lavoro annuo sono solo lo 0,3%. Pertanto l'impatto sulle piccole aziende è un elemento fondamentale perché tocca la struttura produttiva profonda del sistema agricolo italiano. Secondo elemento che vorremmo ricordare è che la liberalizzazione dei mercati evidentemente ha impatti differenziati su modelli agricoli diversi e quindi non possiamo considerare o valutare il CETA come se avesse un unico impatto uguale attraverso il sistema agricolo nazionale. In questi giorni è stato ricordato da tutti che c'è un divario crescente tra i costi di produzione e il valore di produzione. Ricordo anche qui per memoria che tra il 2005 e il 2022 questo scarto è stato di oltre 20 punti. In particolare quello che a noi preme è, dando uno sguardo agli elementi salienti del rapporto tra agricoltura italiana e agricoltura canadese, il fatto che l'Italia è di fatto la porta d'ingresso dei prodotti agricoli canadesi in Europa. Siamo un paese in cui le esportazioni agricole rappresentano le esportazioni agricole del Canada in Europa rappresentano più di un terzo. In particolare poi sappiamo, perché se ne parla molto, che l'Italia è uno dei suoi grandi fornitori di grano e di cereali, e il Canada insieme all'Ungheria e alla Francia, e che negli ultimi anni c'è stato un aumento permanente di questo tipo di importazioni. Quindi l'altro elemento che ci interessa in modo molto particolare, perché è un settore che subisce una crisi profonda, ed è il settore delle stalle da latte. Perché dico questo? Perché, come sapete, il Canada è diciamo un punto di arrivo e di partenza di prodotti che vengono da questo settore, in particolare dei prodotti lattiero-caseari. La crisi in Italia è una crisi antica, data dal 2005 in poi, e le stalle da latte subiscono una mortalità aziendale, diciamo così, che è il doppio della media nazionale. Cioè, dove muore un'azienda agricola normale, cioè smette di produrre, ci sono almeno due stalle da latte che smettono di produrre. Perché questo riferimento? Perché il comparto in Italia è dominato da un unico, essenzialmente unico grande operatore, Lactalis, ed è un operatore gigantesco, transnazionale, con sede fuori dell'Italia e che in Italia controlla oltre 4.000 referenze di prodotto, è il primo produttore di formaggi e di formaggi DOP del paese ed è, diciamo, il più grande network logistico legato alla distribuzione agroalimentare del nostro paese.
Lactalis è anche però una potenza in Canada, e ha un fatturato che supera di molto i 2 miliardi di euro. E quindi quello che ci preoccupa, e arrivo qui alla nostra richiesta più importante, è che Lactalis usa per la sua venerazione mondiale tre elementi: il formaggio Presidente, che è una produzione tipica francese, e poi due marchi fondamentali che tutti conoscono, Galbani e marchio Parmalat. Che cosa succede nel contesto del CETA? Che il potere di mercato di Lactalis, già gigantesco, diventerà di fatto monopolistico. Terzo elemento che si trascina il CETA è tutta la parte legata ai brevetti e alle biotecnologie. Non ci soffermeremo sui brevetti legati alle industrie farmaceutiche, perché lo tratteranno, immagino, altre organizzazioni che avrete audito. Quello che qui ci preme è l'elemento di pressione che attraverso il CETA il Canada sta facendo e ha fatto e fa sull'Europa per sviluppare un processo di deregolamentazione dell'insieme delle questioni dei brevetti e delle biotecnologie, in particolare i nuovi OGM o i vecchi OGM. E questo riguarda in maniera pesante l'Italia, perché l'Italia è un paese libero da OGM dall'anno 2000. Da ultimo, solo una nota, perché le informazioni non sono molto disponibili, questo ce ne duole. Sappiamo che c'è un'importazione importante che viene dagli Stati Uniti e dal Canada di ovuli e di sperma di bovini e suini che sono stati trattati come cloni. L'uso di carne clonata in Europa evidentemente desta innumerevoli sospetti. Se ci fosse un allargamento di queste pratiche attraverso la liberalizzazione e le liberazioni previste nel CETA, avremo sicuramente un impatto anche sul consumo della carne nostrana, perché avrebbe, diciamo, un sospetto di un'origine non chiara e non definita. In conclusione, quello che proponiamo di rigettare la legge di ratifica, primo per i danni profondi che provocherà la zootecnia, in particolare le stalle di piccola e media dimensione, rafforzando il potere di mercato di un unico e esclusivo operatore. Secondo, per i danni profondi prodotti dal rafforzamento ulteriore della posizione dominante di questo gruppo. Terzo, per i danni sicuramente che verranno provocati dal sistema dei prodotti certificati GMO free in Italia, che vale circa 20 miliardi, perché prodotti contaminati di sementi e materiali di riproduzione verranno importati dal Canada, avendo tolto una serie di controlli grazie all'alleggerimento dei controlli che sono legati a questo accordo. Ricordiamolo, abbiamo già detto, che la commercializzazione di carne frutto dell'allevamento di cloni ha sicuramente un impatto negativo sui consumatori, impatto che è facilmente prevedibile, tant'è che non si trovano molte informazioni su questo. Concludo dicendo che per noi la liberalizzazione dei mercati tra due paesi che hanno forti strutture produttive agricole, come è il caso dell'accordo tra Italia e Canada, giova solo e soltanto ad un numero ristretto di imprese agroalimentari. La maggior parte di queste imprese in Italia sono imprese multinazionali, di cui una parte ha sede legale e controllo azionario fuori dall'Italia stessa. Pertanto, come rappresentanti di aziende agricole di piccola e media dimensione, non vediamo nessun beneficio in questo accordo, che però, malauguratamente, come voi sapete perfettamente, signori commissari, è già in vigore a livello europeo, con ulteriore vulnus a una procedura che giuridicamente avrebbe dovuto seguire un'altra via. Grazie per l'invito, grazie ancora a nome dell'Associazione Rurale Italiana. Ho finito. Grazie. Ci sono interventi?
sia Bergamini. Bergamini, onorevole Bergamini. Sì, grazie Presidente. Sì, soltanto diciamo, allora intanto ringrazio Antonio Novati perché ha fatto una molto completa analisi dal lato naturalmente delle piccole e medie imprese italiane sulla efficacia o non efficacia del CETA. Io volevo chiedere, ne approfitto visto che lei è pregato, volevo chiederle rispetto ad altri paesi ex Unione Europea, Cina piuttosto che altri paesi, città. Cioè qual è la differenza molto, in modo molto elementare tra un accordo come il CETA e i rapporti che intratteniamo in materia di import e di tutela del bene nazionale rispetto ad altri paesi che non sono dell'Unione Europea? Se posso rispondere rapidissimamente, certo, intanto può rispondere. Ricordo che abbiamo inviato una memoria molto più lunga, molto più dettagliata, in cui in parte ci sono le risposte, e chiediamo che questa memoria sia resa pubblica. Noi facciamo due considerazioni. Il primo che il mercato interno europeo, che è il mercato agroalimentare più ricco della terra, non va dimenticato, è un mercato che va in qualche modo protetto, non abbiamo paura di questo riferimento, perché il contesto globale e il mercato globale con le sue regole o con la sua mancanza di regole ha finito in verità per rafforzare posizioni di monopolio, cioè ha ottenuto l'effetto contrario di quello che ci immaginiamo. Gli accordi commerciali che abbiamo all'interno dell'Europa, anche quelli possono essere per certi versi criticati, ma sicuramente spingono tutti ad operare in condizioni di parità, perlomeno da un punto di vista formale. Immagino le regole igienico-sanitarie, immagino la libera circolazione dei beni. Questo non ha impedito però al mercato europeo di far affermare, e il caso di Lactalis ne è uno, importanti posizioni di potere. Anche il mercato europeo andrebbe per certi versi posto sotto controllo, e noi abbiamo anche lì delle proposte che stiamo discutendo a Bruxelles per una riorganizzazione del mercato interno europeo, perché il mercato internazionale ha un impatto profondo anche sul mercato interno europeo. Io la ringrazio, però mi riferivo in realtà ad altri paesi extraeuropei. Ah, mi scusi, da cui noi importiamo. Sì, l'audio. Gli accordi bilaterali che abbiamo appena firmato di norma non hanno difeso molto alcune parti dell'agricoltura europea, in particolare l'agricoltura italiana. Sembra di capire, guardando all'ultimo, quello che è stato giudicato il più simpatico e più rapido, quello con la Nuova Zelanda. Per esempio, abbiamo dimenticato che la Nuova Zelanda ha una fortissima capacità di intervento di mercato. Lo Stato organizza di fatto l'export del vino e della carne di pecora o di agnello. Però è un accordo che non è stato discusso, che è passato molto rapidamente. Noi diciamo che gli accordi di liberalizzazione essenzialmente producono danni da una parte e dall'altra. Per quanto riguarda il Canada non ne ho parlato, ma le critiche che fanno le organizzazioni agricole del Canada sono altrettanto dure di quelle che facciamo noi. Quindi la domanda è: chi ci guadagna in questi processi di liberalizzazione, se dalle due parti, almeno da un punto di vista agricola, le organizzazioni in particolare di piccoli e medi agricoltori li criticano pesantemente? Grazie. Ci sono altri interventi? Presidente, non so se mi sente. Prego. Sì, bene. Sì, intanto volevo ringraziare Antonio Norati, non sono riuscito a sentire proprio tutta la sua audizione, me ne scuso, sto in mezzo alla Sardegna e la linea è un po' complicata. E volevo fare una domanda molto secca, alla quale però in buona parte mi pare di capire che lui abbia già risposto anche con le cose che ci ha detto.
e che riguarda, diciamo, uno degli effetti potenzialmente critici tra i tanti di questo accordo, almeno io così la penso, anche alla luce del dibattito che abbiamo avuto in queste settimane nel nostro paese, è stato al centro dell'attenzione, e mi riferisco in particolare alla vertenza cosiddetta dei trattori, più in generale forse correttamente dei piccoli agricoltori italiani, e cioè se lui ritenga, come mi è parso di capire, che la stipula di questo accordo, la ratifica di questo accordo costituisca un altro colpo per la filiera dei piccoli agricoltori, i cui problemi tra i tanti hanno a che fare, così almeno a me pare, con la condizione nella quale si trova la filiera della piccola agricoltura, che è una condizione di schiacciamento da un lato a monte con le grandi multinazionali che controllano la stragrande maggioranza del mercato delle sementi, dei pesticidi, e a valle le grandi multinazionali della distribuzione o dei marchi che spesso sono detenuti in regime, se non di monopolio quasi. E se questo accordo in questo senso aggravi ulteriormente questa situazione, rendendo ancora più difficile la situazione di questa filiera. Basta solo questo, ripeto, forse è una domanda un po' retorica rispetto alle cose che già ci ha detto, ma vorrei una risposta su questo punto. Presidente, se posso rispondere. Certo, grazie. Onorevole Fratoianni, lei, diciamo, ha messo il dito nella piaga, nel senso che gli accordi di liberalizzazione dei mercati hanno un impatto negativo sulle strutture agricole di piccola e media dimensione, intanto perché il mercato naturale per queste strutture è il mercato interno, cioè nessuno di noi normalmente esporta quantità gigantesche di prodotti, chi esporta essenzialmente sono certe tipologie di aziende agricole di grande, grandissima dimensione, che sono quelle che poi ricevono, diciamo, la maggior parte del sostegno finanziario pubblico, e questo gli consente di essere competitivi sul mercato mondiale. Dall'altra parte la liberazione dei mercati però si trascina, e questa è una delle cose che non, in questi giorni non si è capito molto, anche il diritto di altri di importare verso di noi, cioè non si può pretendere, come si pretende, di esportare in made in Italy da una parte e dall'altra del pianeta, finanziando con denaro della tassazione, e poi pretendere, no, di bloccare l'import di prodotti che arrivano da noi con costi decisamente più bassi. Il grano canadese, che non fa schifo, va detto, lo dico da agricoltore, no, è un grano che ha un costo di produzione molto più basso, quindi la questione si regola attraverso gli accordi internazionali, e quindi bisogna ammettere il principio che esistono sistemi agricoli diversi e che il commercio internazionale è a vantaggio di un gruppo ristrettissimo di aziende da una parte e dall'altra dei paesi. L'esempio del Mercosur, su cui si discute in questi giorni e che probabilmente ci auguriamo sarà bloccato, è un esempio macroscopico, però anche altri accordi che sono passati, come dicevo, quello della Nuova Zelanda, vista la simpatia che c'è per quel paese, è passato incredibilmente sotto silenzio, sono accordi che rendono la vita già difficili delle piccole e medie aziende agricole in Italia, che ripeto sono la enorme stragrande maggioranza, sono quelle che occupano più della metà degli occupati, e quando dico piccole dico quelle veramente piccole, quelle che hanno meno di 10 ettari, eppure resistono. C'è un'altra via per organizzare il mercato in generale, intanto organizzando il mercato interno per evitare che ci sia la corsa al ribasso dei prezzi pagati alle aziende agricole, mettendo delle regole ferme, come l'ha messa la Spagna, si può fare, non c'è bisogno di immaginare chissà che cosa, mettendo delle condizioni molto chiare anche ai limiti di produzione. Non manca la produzione, non è vero da quello che si racconta, mettendo delle regole alla qualità dei prodotti,
premiando chi produce in maniera ecologica e non punendo chi non mette i pesticidi. Quindi è possibile organizzare il mercato interno in questo modo, così come è possibile organizzare il mercato mondiale per quei prodotti che fossero, no, diciamo, in eccedenza al mercato interno. Non è quello che sta nei mercati, nella discussione attuale sulla liberalizzazione dei mercati, dove il dominio delle borse, no, è confermato, perché poi alla fine chi stabilisce il prezzo del grano non è né il produttore canadese, dove c'è un sistema di supporto dello Stato, né il produttore di grano della Puglia, ma è la borsa di Parigi che regola i contratti futures sul grano. E quindi quello è il mondo che va regolato prima di tutto. Grazie. Grazie dottor Onorati. Se posso, le racconto un episodio. Nel 2003 avvengono due cose, ci sono due cose, una negativa per l'Italia e una positiva. Quella negativa è il crollo della Parmalat, quella positiva è l'autorizzazione all'Italia a trasformare la Cassa Depositi e Prestiti in struttura per investimenti. Un po' dopo nel tempo avviene che la Cassa Depositi, che avrebbe dovuto investire su grandi realtà di crisi ma anche strategiche, come avrebbe potuto essere Parmalat, viene dirottata su altri tipi di investimenti. Entra la Parmalat, Lactalis acquisisce Parmalat con una struttura di debito. E questo vuol dire che l'acquisizione da Lactalis di Parmalat è avvenuta con capitale italiano a favore dell'investitore francese, perché fu in qualche modo poco illuminata la gestione di Parmalat a quell'altezza di tempo. Di fatto i francesi investono in Italia, costituiscono una struttura a debito e poi mandano tutti gli attivi di Parmalat contro il debito della struttura fatta per acquisire Parmalat. Quindi l'abbiamo pagata noi a favore loro. Questo, se non fosse agli atti, sarebbe meglio, ma è la verità. Sì, se posso, Presidente, prego. Abbiamo fatto un rapporto negli anni in cui c'era la crisi, proponendo al consiglio d'azienda degli operai, in questo caso, perché il nostro rapporto era con loro, un destino completamente diverso della Parmalat. Lactalis ha visto molto lontano e usa oggi, le ho risparmiato la pubblicità che Lactalis fa in Canada, usa come un grimaldello sia Galbani che Parmalat per entrare anche nel mercato nordamericano, cioè degli Stati Uniti. E malgrado quello che si racconta, la salvezza dei cosiddetti marchi italiani non c'è nel CETA, perché stando all'opinione degli avvocati canadesi, i marchi Italy Sound che già esistono non saranno rimossi, per cui continuerà a parlare di Parmesan e di tutto il resto. Quindi non vedo veramente l'utilità di un accordo del genere.